E da un botto io non lo vedevo Wilmer come Pokémon. Ma che cosa? Che cosa? Allora a tutti gli allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e bentornati su Pokémon Ultrasole, Ultralock Randomizer per questo nuovo episodio di serie. È passato un po' di tempo, Nello scorso episodio abbiamo battuto Malpi e oggi siamo pronti per raggiungere il laboratorio di Zygarde. E chissà se magari lo incontreremo anche. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su per il ritorno della serie, un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e soprattutto per essere carichi per l'arrivo di Pokémon Spada e Scudo, perché termineremo questa serie proprio a ridosso, no, del 15 novembre. Io ho qui in mano il mio bel 3DS e possiamo iniziare. Beh, inizialmente voglio chiedermi scusa se vi ho fatto aspettare tutto questo tempo per un nuovo episodio, ma dovete capire che c'erano tante belle cose da fare e ve ne accorgerete presto. Allora, villaggio Tapu, la squadra l'ho curata, dobbiamo andare a nord allora, vero? Perché Malpi comunque era abbastanza spaventosa, Poi con quel Incineroar splendente, mamma mia, che ve lo dico a fare! Ok, abbiamo da battere il team Skskskull, quindi... Oh, ma guarda, avete fatto più fretta del previsto. Caro Mucciosetto, a quanto pare hai dato del filo da torcere ai miei colleghi, vero? Ma ora ci penserò io a raddrizzarti la schiena. Cioè, praticamente me la spezza. Siamo solo dei bambini! E c'è anche Malpi, comunque. Ok, finalmente, ragazzi, una nuova sfida dopo non so quanto tempo. Siete carichi? Sono sicuro che la stavate aspettando, perché ho letto talmente tanti commenti su Ultrasole che oggi vi ho fatto una bella sorpresa, vero? Bene. Ok. Mi ricordo questa scena. Vagamente me la ricordo. Proprio i primissimi episodi. Ma era così? O è diverso? Sembra diverso? Oppure ricordo male io? Va bene, allora, cosa li facciamo? Li abbiamo già sconfitti una volta. Se non sbaglio, le mosse super efficaci contro di lui erano mosse elettro. Oddio, se ricordo, è perché è il contrario di Lugia. O forse no. Aspetta, controlliamo. Vediamo un po' quale Pokémon possiamo usare, ragazzi, perché è da un po' che non gioco. Allora, gelo pugno è sicuramente super efficace, quindi mosse ghiaccio. Oppure anche mosse buio. Non mi ricordo che mosse abbia, ma comunque possiamo provare con Steelix, che è quello che resiste un po' più di tutti, in effetti. Anche Umbreon ha una buona difesa. Ma sì, dai, Umbreon con cucitura d'ombra, anche se è un po' sottolivellato rispetto... Oh, ma nessun problema. Umbreon! Io non vedo l'ora di giocare a Spada e Scudo. Voi non avete idea. Ero il colpo, attenzione! Mi leva parecchio. E adesso tocca a noi. Cucitura d'ombra! Su Oh-Oh! Ancora ero il colpo. Dopo mi curo, Che ho perso praticamente un turno prima. Cucitura d'ombra! Lo uccidiamo? Quanto gli leviamo? Abbastanza. E non può nemmeno scappare. Ora però sono costretto a curarmi, assolutamente. Abbiamo qualche iperpozione? Dopo me le compro, perché non ne ho più. Curiamoci, che abbiamo perso un turno prima. Questo ero il colpo è veramente molto molto forte. Però non sono sicuro che abbia soltanto questa mossa. Quindi proverei di andare di Ruby a questo punto. Perché comunque ero il colpo. Non dovrebbe farci nulla su Steelix. Quindi mandiamo lui, che forse è meglio. Ero il colpo. Quanto ci leva? 3 PS. Vediamo un po'. Porca miseria. Invece ci leva tanto perché ha fatto brutto colpo. Te pareva che non ci faceva brutto colpo sto oh. Ma te pareva? Iperpozione. Curiamoci un attimo. Pericolosissimo, ragazzi. Mamma mia. Ancora ero il colpo. Ci leva comunque tanto, devo dire, Ci leva comunque tanto. Notte spersa. Raffica. Oh, ha finito di ero il colpo, mi sa. Così mi piace. Oh. Quanto gli leviamo? Abbastanza. Abbiamo aumentato la nostra velocità, quindi adesso dovremmo attaccare per primi. Cozzata Zen. Allora aveva anche altre mosse. Infame. Ancora brutto colpo. Ma dai, ma che culo però. Veramente. Ciao. Oh, è stato un piacere. Ti ho già sconfitto una volta. Sei più sicuro che lo rifaccio ancora. Livello 37 per Ruby. E anche ovviamente per Umbreon e tutti gli altri. Vediamo un po' se riesce a salire qualcuno. Vuole imparare Drago Pulsar. Un'ottima mossa. Coda Drago. Potremmo insegnargli Drago Pulsar effettivamente. Perché lui... No, non è speciale. Quindi no, assolutamente no. Ma blocchiamolo. Ok,
Umbreon anche sale a livello 36 per l'appunto. Punti esperienza vengono condivisi anche con Kefla che sale al 33. Abbiamo una bella squadra comunque. Questo c'è da dirlo. Plumeria con Pachirisu. Pachirisu. Mandiamo Kanga Junior contro Pachirisu. Beh, abbiamo Geoforza. Almeno che questo Pachirisu non sia quello del mondiale di qualche anno fa. Voglio dire, non ci dovrebbe levare per così tanto. Pachirisu! Allora, livello 38. Elettrogenesi. Gliel'ho proprio servita lì. Facciamogli un Geoforza. Vediamo un po' quanto li leviamo. Perfetto. La potenza delle mosse elettro diminuisce. Questa è una comica, vi giuro. Geoforza li eleva pochissimo comunque. Sopportazione gli aumenta la difesa. Non so che mosse abbia questo Pachirisu, ma io ho sempre paura di lasciare Kanga Junior. E prima o poi questo coso morirà. Ne sono sicuro. Ma Kanga Junior sta qui con noi dal primo episodio. È la mascotte della serie, quindi resisti Kanga Junior, please. Ancora, Geoforza. C'è tensione nell'aria, c'è molta tensione. Ok. E ti pareva che non mi avvelenava? Guardate che bucio di culo sto Pachirisu. E muori! Devi tremare. Ok. Beh, ce l'ha avvelenato. Almeno abbiamo giocato anche lui. 1200 punti esperienza e sta a livello 35 il nostro Kanga Junior. Ma si evolverà prima o poi sto coso? Oppure no? Io non ho capito. Non so perché sta qui, non lo so. Vabbè, in caso lo sostituiremo prima o poi. La nostra squadra però, devo dire che marcia bene. Quindi continuiamo così. Il boss ti aspetta per dirti un paio di cose. È vero, dobbiamo raggiungere la villa di Guzman, la villa Losca. Ah, le sfide in cui bisogna vincere per forza non sono per niente divertenti. Tutto a posto, ragazzi? Li avranno rapiti i bambini? Sono così crudeli? Dai, non penso. Povero Yungus. Yungus? Quei prepotenti. Incredibile, stavolta sembra persino che abbiano usato il cervello. Eh già. Hanno detto che se rivolgiamo indietro il Pokémon, Federic deve andare a Po. Da solo. Madonna, che cattiveria. Da solo addirittura, un bambino. Va bene, verso il percorso 15 comunque. Tieni, è per te, aiuta Yungus, per favore. Caramella rara, ottima. Ok ragazzi, quindi abbiamo una missione importante da svolgere verso il percorso 15, verso il laboratorio Zygarde. Quindi andiamo di qua. Ma la squadra me l'ha curata, sì o no? E ti pareva che mi curava la squadra? Ma è una gioia proprio. Tanto devo tornare al centro Pokémon, perché devo prendermi anche gli strumenti, dato che mi manca praticamente tutto. Quindi carica Tauros, aiutami tu. Vai. Centro Pokémon. Let's go. Voi ragazzi non sapete che mese di ottobre vi aspetta. Voi non ne avete idea, fidatevi, voi non ne avete idea. Ho in serbo talmente tante cose belle per voi in questo mese di ottobre, che sarà il mese più importante dell'anno e ne sono sicuro. Preparatevi. Allora, qui abbiamo superato la prova e quindi abbiamo altri oggetti interessanti nel market, oltre che gli sconti, vero? Abbiamo gli sconti? No. Iperpozioni ne prendiamo ben 7, che queste comunque ci fanno sempre comodo. Visto che comunque sto giocando io e non un pro player. Beh, mi servivano solo quelli. Quindi carica Tauros di nuovo. Andiamo. Ma l'abbiamo fatta la cattura in quell'erba? Mi sa di no. Ci mancano un paio di catture, ragazzi, eh. Ah, e tra l'altro dobbiamo andare anche nel deserto, perché ci manca da fare quella cattura là. Quindi boh, prima o poi dovremo fare un bel po' di catture, se ricordo male. È passato troppo tempo. Ok. Dopo controlliamo. Pinsir! Let's go! Legolas versus Pinsir. Ok, una sfida molto interessante. Pinsir è livello 34, è maschio, prima generazione. Ci andiamo di un... di un Celebi ci vado. Mandiamo Celebi, va? Così che giochiamo un po' tutti in questo episodio. Ci abbiamo mandato Umbreon, Steelix. Dai, abbiamo mandato pure Kanga Junior. Manca solo il Dactilo di Alola. Fango! Oh mio Dio, cavolo. Non mi avvelenare? Sì! Una gioia. Onda calda? Quanto gli leviamo con onda calda? Perché non voglio lasciare Decidueye. Comunque sta già a livello 40, quindi... che palle però, eh. Qualsiasi mossa super efficace contro di me? Ragazzi, me la rischio. Oddio, pensa sia scoppio come abilità. Muoio praticamente. Dai, è morto. Ok. Oh, livello 37 per noi. Bravo Celebi, così che sei forte. Ghigliottina vuole imparare. Ammazza, che roba.
Cioè, ragazzi, è KO in un attacco questo, eh. Però ha delle mosse troppo interessanti. Poi, con me, non attaccherà mai ghigliottina. Già lo so. Bon, livello 41 e via. Wailmer. Allora, Wailmer. Vorticerba. Ciao, Umbreon. Vai, Umbreon, sta a te. Allora. Da un botto non lo vedevo Wailmer come Pokémon. Ma che cosa? Che cosa? What? Ma ha la skin di Kyogre. Ma che cosa sto vedendo? Che cos'è, ragazzi? Oddio, fammelo vedere. Totalmente inaspettato questo. What? Ma che... Quindi non è di tipo acqua. È sempre di tipo acqua, ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio, Wailmer è diventato Kyogre. Kyogre, diciamo che dopo un pranzo di Natale, ecco. Dopo un pranzo di Natale, Kyogre diventa così, come ci divento anch'io, come ci diventate voi se mangiate come me. Però voglio dire, porca miseria, ma che bello, era bellissimo. Lo voglio in squadra, un Kyogre, Fat Kyogre. Che bellezza. Lol. Ok, andiamo avanti, lasciamo stare il povero Kyogre. Salve Salvino. Stai facendo un giro delle isole? Cosa ti porta in questo posto sperduto? Lancerò una moneta, testa o croce? Tanto fortuna Federic, quindi vinco. Vinco per forza. Testa, ho vinto, dai, su, fammi passare. Sguardi profondi, e mo si baciano. Come fate a indovinare? Una fortuna splendente, è quello che volete. Sei così brillante, che quasi mi accechi. Madonna, ci sta provando, ragazzi, devo scappare. C'è già quel signore laggiù, lo vedete? Quello là già sta pronto a soccorrermi. Sei decisamente un allenatore fortunato. Ah, finalmente il chiamapassaggio. Chiamapassaggio Sharpedo, per rompere le rocce. Va bene. Grazie, Myrton. Ci vediamo su Pokémon Masters, eh. Tra l'altro deve iniziare anche la serie di Pokémon Masters, perché effettivamente mi manca, cioè devo ancora farla. Lapras, no Lapras. Sharpedo, maledetto. Turbo Sharpedo. Yeeey. Primo Pokémon in questo percorso. Va bene. Un Tranquil. Beh, Tranquil, stai tranquillo che non ti catturo. Un Erbogenesi, proprio assolutamente no. Ciao. Nemmeno la spreco una ball per questo. Mi fai fare borsa, please? Dimmi che ho repellente. Sì, ne ho 7. Sia lodato il cielo. Vai, Sharpedo, rompi ste rocce. Quali rocce deve rompere, Sharpedo? Vai, madonna, ragazzi, quanto cuore. Bam, bam. Grande Sharpedo. Vai, come va? Guardalo come va. Ma che roba. Sì, usiamo repellente. Ragazzi, siamo quasi alla spiaggia di Zygarde. Andiamo. C'è anche un centro Pokémon là. E vabbè, questi allenatori me li devo recuperare tutti. Però non li faccio tutti gli allenatori per non annoiarvi. Andiamo di qua. Questo è un nuovo percorso, il percorso 16. E qui abbiamo da fare la cattura nuova. Qua Mad Phoenix mi ha detto che in questa spiaggia ci dovrebbe essere proprio un Pokémon fortissimo da catturare. Io ho pensato, beh, davanti al laboratorio di Zygarde, cosa vuoi che ci sia se non Zygarde? E quindi, ragazzi, spero di trovarlo alla prima botta Zygarde, perché lo vorrei troppo. Mi ha detto che è molto particolare. Mi ha detto che è un Pokémon effettivamente molto particolare e che mi stupirà. Quindi va bene Mad Phoenix, accetto la sfida. Allora, Sismitoad, Erba Patto e via. Difesa speciale. Vabbè, però. Non vale. Stai barando. Shbam. Ok. Adesso attacco due volte, vero? Sono più veloce. Già. Difesa speciale non ti è servita, caro. Caro il mio professore. 1300 punti. Ma ce l'ho le ball, tra l'altro. Ne ho veramente poche. Quagsire. Oh mio Dio. Quagsire, sempre erba patto. Tanto subisce sempre dall'erba, quindi... Di tipo acqua sto Pokémon. Pokémon veramente brutto, ragazzi. Proprio brutto. Proprio brutto come Pokémon. Cioè, nel senso, è bello nella sua bruttezza. Non so. Meteor Pugno.
Meteor pugno acciaio. E la madò, ragazzi. E la madò. È fortissimo. Ma lui c'ha delle belle mosse. Però non ho mosse acciaio, sapete? Però c'ho sfera polline che è utile in coop. Vorticerba potrei anche levarglielo, perché tanto c'ho già desiduai. Forse sottomissione non mi serve. Sì, perché tanto danneggia anche se stesso, quindi via sottomissione. Assolutamente meteor pugno mi manca, mossa acciaio buona, quindi... Bene, bene, bene. Ciao professore, ti ho anche spaccato gli occhiali. Ti prometto che non te li ricomprerò. Usiamo un altro repellente e se non sbaglio noi possiamo prendere sia questo qua, che è un bel adesivo. Possiamo controllare se qua c'è qualcosa. C'è una ball, che è un pipissu. Buono. E poi abbiamo... niente. Però possiamo andare qua sotto per prendere poi lo strumento, che dovrebbe essere un MT. Certo, ovviamente dietro... dietro il laboratorio c'è una bambina. Questa me l'ero dimenticata comunque, non me la ricordavo proprio per niente. Qualche lotta ve la taglio, perché ovviamente non è che voglio annoiarvi troppo. Poi ci sbrighiamo anche, no? Facciamo un episodio un po' più lungo. Allora, quindi a questo punto, laboratorio. Qua studiano Zygarde. Per quanto riguarda le cellule, giustamente, no? Vabbè, ripasseremo qua quando avremo le cellule di Zygarde. Ma più avanti questo, raga. Altra allenatrice. Affrontiamo lei allora, che dite? Dai, sì, affrontiamola, facciamole il culo. Vai, sberla su questo Pikachu. Pichu, facciamo fuori, easy. 255 punti esperienza, perfetto. Kanga Junior viene arato malissimo. Mascherine la prossima mossa. Ok, molto molto interessante. Mascherine, possiamo fargli sempre un sporco lancio. Tanto sporco lancio è fortissima, veramente. Dovrebbe morire. No, metà vita però, molto bene. Attenzione a Baldeali. Questa mossa potrebbe farci parecchio male, soprattutto perché siamo un po'... soprattutto per il brutto colpo, più che altro. Sporco lancio ancora, non fallire. Bravissimo. Vediamo quanto riusciamo a levarli con sporco lancio. Perfetto, ultimo Pokémon di questa allenatrice misteriosa. Dai, altro, 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 altro. 42 per Legolas. Poplio. Va bene, Poplio lo facciamo fuori easy. Gli facciamo una erba patto e lo facciamo fuori. Poplio shiny! Ma che carino! No, non è shiny, è skinnato. Oddio. Non è shiny. Non è shiny per niente, è solo skinnato. Perché abbiamo già visto tra l'altro il Primarina. Ah, è vero, non mosse erba. Mosse erba su Poplio, bisogna fargli mosse... fuoco, 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 che non ho. Vabbè, sporco lancio allora. Sporco lancio va benissimo. Però dai, mi confonde anche a me un po', eh. E dopo un po' sì. Tra shiny, skinnato, non ci sto a capire più niente, è un mix di colori. Però va bene, carino Poplio fatto così, che ancora non l'avevo visto, quindi nice. E questa ce la siamo fatta fuori, easy. Per ora dobbiamo fare la cattura qua, quindi vediamo un po' cosa c'è. Primo Pokémon davanti a questo fantastico percorso. Chi sarà mai? Lo scopriamo subito. Un Marip. No, non era proprio il Pokémon che mi aspettavo di trovare su questo percorso. Tra l'altro un Pokémon che già abbiamo incontrato dietro, dietro, indietro. Niente, ritenteremo la cattura su questo percorso sicuramente. Sicuramente la ritenteremo. Anche perché non mi accontento di un Marip. Quindi magari ci torniamo nel prossimo episodio. Anche perché voglio andare un po' avanti, eh. Ok, allenatori? Anche questo episodio già ne abbiamo viste di tutti i colori. Con il Fett Kyogre, poi che ve lo sta di a fa. Siamo nel prato Ula Ula e da qua si va avanti. Chi c'è qua? Vediamo un po'. Quel buon vento, Federic. Dove sei diretto? Dal Team Skull. Cosa odono le mie orecchie? Dal Team Skull? Si sono radunati a po'? Quei buoni a nulla. Sanno solo prendersela con i Pokémon. Ah, giuro che non so più cosa fare con loro. Ad ogni modo, visto che sei qui, vorrei approfittarne per chiederti la tua opinione. Vedi, io mi prendo la briga di andare in giro a verificare di persona come stanno i Pokémon. E sono anche l'unico che si preoccupa per il problema di Negrozma. Non convieni anche tu che sono la persona più adatta a ricoprire questo ruolo di direttore? No, non penso. No, non sono un bambino. Cioè, ti devo prendere a schiaffi e buttare in quel prato rosso? Si mischierà con il tuo sangue, sappilo. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio dove andremo avanti e scopriremo un po' cosa vuole questo Guzman nella villa misteriosa qui, no? Chissà se ci sarà qualche altro Pokémon, ritenteremo la cattura davanti al laboratorio di Zygarde, magari troveremo proprio quest'ultimo. Ma per oggi è veramente tutto, la serie è iniziata alla grande e noi ci vediamo con il prossimo episodio. Grazie, ciao a tutti allenatori!